Bene a tutti, benvenuti nel nuovo episodio di Road to Master. Come al solito, se la serie vi piace, sostenetela con like e iscrivetevi. Mi hanno piccato Kennen top, che è molto forte ora come ora. E sinceramente, siccome non gioco molto in top, sto riprendendo adesso a giocare col main. Non so che pick si possano fare, non conosco i counter pick e sta roba qui. A parte, vai, quelli base, Malphite contro la D e sti cazzi, nel senso. Ho detto. Proviamo un champion che lo può fermare a Kennen. Allora, Kennen, il punto debole di Kennen fondamentalmente è che gli manca il wave clear, ok? Questo è il punto debole principale di Kennen, avevo pensato. Prendiamo qualcuno che pushi e che dopo il late game possa tenerlo a distanza, possa dargli problemi, eccetera. E ho pensato a Mancer. Oppure Lissandra. Forse col senno di poi Lissandra sarebbe stata meglio contro Kennen, perché comunque pusha già da subito. Cioè alla ulti, quindi è abbastanza difficile da essere gankata da Kennen, sta roba qui. Voi vi ultate, quando lui ulta, bene o male riuscite a salvarvi. Avete CC per tenerlo lontano dal team, eccetera. Quindi forse era meglio Lissandra, forse noi poi. Però anche Mansar penso non sia niente male. Poi vediamo che succede, voglio dire. Lo uso con Deathfire Touch. Max prima E poi la Q perché aumenta il silence, tipo. Ed è tanta roba. Vediamo un po'. Cioè, comunque abbiamo un buon team contro loro. L'ideale sarebbe stato come supporto avere Janna. Perché tra Kennen e Fiddlesticks sarebbe successo. E Lissine sarebbe successe cose bellissime. Anche Thresh è decente. Abbiamo Viktor che è ottimo quando dovete disingaggiare, cioè. Io ve l'avevo già detto, penso in un altro video o in uno streaming forse, ma è molto forte Viktor quando vi inseguono, quando cercano di ingaggiare. Se lui sta posizionato bene, perfetto proprio. Vedere un cazzo. Vedai, il cazzo proprio, vedere un laserone sui denti, ragazzi. Marco Dinci, mi è stato 2 minion già. Sortato di addio il tizio, sì. Io ho perso 3 minion. Perché sono un coglione. Per seconda prendo la W. Allora, mettiamo un po' di minion low. Guardate quando diventano tre merdini, si speedano l'attack speed. E vabbè, si speedano quando vanno contro l'avversario. Adesso questa wave non penso riuscire a pusharla velocemente. Hanno Fiddlesticks mid, ok. Mannaggia. Stiamo perdendo un sacco la stetta. Anche lui in realtà, però noi di più. Pushate, cazzo. Buah. Abbiamo pushato questa wave. Kennen non la stitta molto bene sotto torre, come potete ben vedere. Vai, a parte che ha missato. Quanto sta? 19, non 18, va bene. Lissine stava in mid lane, tipo. Ho fatto 2 per 1. Non molto buono. Porco Dinci. Sti cazzi la stit. Appena vado back, first item rely proprio diretto, ragazzi. Ve lo dico. Missato il cannone. Ottimo. C'è Lissine top perché sennò non mi avrebbe mai ingaggiato così. Flash la cosa. Ok.
E uso una pozione per curarmi. Doggiamo la possibile Q. Buono. Ce l'abbiamo fatta. Ho flashato. Me la sono giocata bene questa escape, diciamo. Primo item Morello, anzi. Primo item Morello. Secondo item Rely. Di cattiveria. Comunque, abbiamo fatto un flash per salvarci, va bene. Mari, non dovevo stare così overesteso. Anzi, non magari. Non dovevo stare così overesteso, punto. Oh, pushate, merdini. Voglio la cattiveria nei vostri cuori. Ah! Ah! Buonissimo. Malzar penso sia ancora buono. Non è. Io quando era sbroccato, ragazzi, non l'ho mai usato. Non l'ho mai usato, vi giuro. Quando era sbroccato, che c'era la passiva che era tipo un qualcosa di abnorme. Non l'ho mai usato. Ho iniziato a usarlo solo quando gli avevano nerfato la passiva. Ancora. Vabbè, non mi aspettavo che venisse subito dopo, però in effetti sto senza vision. Che palle. Il problema è che i merdini erano quasi finiti, se no ultavo direttamente Ganon e lo massacravamo. Unlucky. My bad, my bad. Ho andato troppo greedy, senza vision, dovevo aspettarmi un altro rank. In realtà volevo pushare questa wave velocemente e poi andarmene, ma non l'ho fatto in tempo. Bobo. Vabbè, giocheremo più safe. Questa wave la perdo tutta. Adesso lui Kennen ha la ulti o no? No bueno, no bueno. E ha pure il TP Kennen. Bastardo di un minion che si è allontanato. Tizio è morto. Pushiamo velocemente. Dato che ha la ulti, dopo mi potrebbe zonare. Invece adesso che ci sono tanti minion, lui non può zonare. Andiamo subito vecchio, mi prendo le scarpe per andare più veloce lui, in modo che non mi possa arrassare di auto-attack. E no, non possa caricarmi, cioè normalmente venirmi vicino, avvicinarsi con la ulti, insomma. Quanto stiamo sotto di exp? Un pochino, nemmeno tanto. Due minion caster di exp, va bene. È abbastanza tankoso, quindi non so se riuscirò. Se posso riuscire a ucciderlo. Evelynn ha fatto solo un mezzo gank in mid che è andato male. Non è buono per Evelynn. Adesso arriva Kennen. Brava che giri di qua. Fatto la cosa sensata. Prendiamo questa ward finché non c'è Kennen. Intanto la sua wave pusha verso la mia. E prendiamo il livello. Vorrei tanto pusharla questa wave, ragazzi. Anche perché lui ha ancora il TP, o no? Quindi in realtà quasi quasi. E la rassa della morte, boys. Allora, pushiamo, pushiamo. Dovremmo anche roamare mid, sarebbe una buona opzione in realtà da perseguire. Anche perché Fiddle è forte se. Cioè, è forte, è decente. Se il jungler sta lì e rompe le balle. Però è facile gankare, non è escape. C'è un motivo, insomma, se non si usa in mid. Allora, io sono indeciso sempre se maxare la Q o i merdini per secondi. Perché è vero, fanno più danno a single target i merdini, ma. La Q aumenta il silence, cioè. E va bene.
Vado mid a pushare la mid. E poi torno subito top. Pistola pink. Che se lo fanno e torno top, perlomeno la metto la pushata. Ok, aspettiamo che finisca il marchio di Ganon e che ritorni male anche la mia passiva. No, non è buono. Flash ult, io volevo prima caricarmi i merdini. E poi fightarlo. Però non ha del tempo la tizia. Doveva aspettare un attimo che stesse in range di EW. Lissine dove sarà? Mettiamo la doppia ward perché adesso può essere che viene. Tizio in top lane. Eccolo qui, Lissine. C'è pure Fid. Io ho pure Cannon TP da qualche parte. Quindi devo pushare la lane. E devo essere pronto a tippare. Non è un buon TP, siamo in svantaggio numerico. 4 contro, sarebbe stato un 4 contro 4 in cui loro stavano già low. Dovevo pingarli e andare back. Non penso di farcela pushare la torre prima di loro. Ragazzi, non ce la faccio. Purtroppo, sorry. Intanto una torre la prendo comunque. Sì, fightate, fightate. Molto utile. Il Morello ce l'ho chiuso, 1500, Fid sta lì. Non prenderò la torre, ma tipo. Arco denci da peccato, metti. Vado subito top, non vado back prima. Ho il red che mi dà il treasure, anche sto senza item. Non gli voglio permettere. Cioè, non posso lasciare due wave così. Orco Dinch. Buono, è andata bene lo stesso. Anche se ho annullato. Con la mia W ho annullato la mia ultima, il cerchio rimane lo stesso, cioè annullate solo la cosa, siccome sapevo che mi avrebbe stunnato. Però pensavo me la usasse prima la ultima, quindi l'ho usata subito. Allora ho fatto il merdino che picchia e intanto Lee Sin è morto da il mio. Non so da che, morto dai, non so se dai merdini. Oppure dal cerchio comunque, sì, un po' di tutto, sia Q che merdini che cerchio sotto di lui. Perché la ulti lascia... C'ha due effetti, quello che ti snera per 2 secondi, ma non solo.
c'ha anche l'effetto che ti, cioè che crea quel cerchio che fa danno, che era la vecchia W di Miles. Buono. Abbiamo 4000 gold, direi di andare back. Morello ci aiutiamo che ci dà un sacco di danni. 1250 e ci facciamo la Magic Pen, dai. Per ampliare i danni base. Volendo avremmo pure potuto chiudere il rely, però voglio più danno adesso che ho utility. In early game preferisco avere più danno. Adesso dovrei riuscire. Porco dentro ho dimenticato il trinket, come al solito, a farmi in 1v1 Ken. Anche se ha un po' di magic resist, io ho questo che gli toglie 15 magic resist, ho 190 HP. Infatti comunque faccio male. Uscio pure la prossima wave. Andiamo a dare una mano mid, anche se Victor ha wave clear, comunque non può reggere all'infinito. Se c'è cosa che lo flanca da dietro. Perché ho missato la Q, che l'avrebbe ucciso. Cioè, lo uccidiamo comunque, ma la W, la Q l'avrebbe ucciso perché oltre al danno che fa normalmente la Q, refresha anche la E. Tipo, entro un secondo da quando è finita la E. Stavo 4-1 comunque, non sta andando male il game. Vorrei avere almeno il rely al primo back. Bot non ci vado, torno top lane. Tanto per quando arriverà la wave. Cioè la wave clear a Evelynn, bene. Preferisco. Il Drake se lo fanno anche in due, tanto non c'hanno la di carry. Continuo a mettere pressure in top. Morite, bastardi. Tutti i colpi dei miei merdini. Non ho il TP però. Pensavo si potessero fare solo il coso. E invece no. Ho sbagliato. Pensavo si potessero fare il Drake e basta. Invece. Porco din, c'è morto il merdino. No, ce la poteva fare, peccato. Non sarei dovuto stare qui. Provo a prendere la T2. Che preferisco non gruppare contro il tizio lì contro Fiddlesticks. In 1v1 sono più forti di tutti loro messi insieme. Cioè, posso farli tutti loro 1v1. Andiamo via. Prima che arrivi pure un Lee Sin. Dovremmo avere. Abbiamo quasi il rely. 1900. Arrivo ai gold che mi servono per il rely e poi vado back. Hanno due Mountain Drake, quindi dobbiamo stare attenti agli obiettivi. Tizio vuole andare back. Questa wave è l'ultima e poi vado back anch'io. Andiamo via. Ci pensano i merdini a pushare. Porco dinci, che cazzo di danno mi ha fatto? Un malsano proprio. Con il rely lo posso zonare anche con i merdini perché anche loro slowano. Però senza rely sono veramente vulnerabile. Porco dinci, 600 danni di ulti. E beh, però c'ha sia questo MR, 20, e questo di 15, quindi. Praticamente non c'ho MR contro lui. Minchia. Non tippo top. Perché ci serve il mio DP. Non tippo nemmeno mid.
Ma perché deve ingaggiare? Non c'ha senso. Poteva andare via e basta. Che intanto sta splittando, ma non è brutto quello che fa. Ha preso due torri, ha preso praticamente. Se lamentano pure. E muore. Questo non glielo voglio lasciare anche se sono low. Bravo, ha preso trash. Vabbè. Faccio la voice staff perché Mazar non ha degli AP scaling eccellenti. Quindi la cosa su cui dovete farlo scalare in pratica è la magic penetration, cioè sui danni base. Quindi quando avete, vi servono questi due item. Comunque questo è buono per il CD e tutto. E anche il mana in lane è molto forte. Rely per l'utility che dà per THP. E poi vi fate una voice staff perché la gente, vedete, inizia a farsi magic resist. Quindi, terzo item voice staff di cattiveria. Ok, usciamo questa wave, andiamo lì. E iniziamo a picchiare cattiveria. Dovrebbero fare sti cosetti, no? Sì, ci hanno fatto. Top c'è una big wave che pusha. Il problema è che Thresh è ingaggiato in 4v5. Tralasciando questo era. Noi. Non è rely. Non capisco perché non hai rilasto Dizio, ma. F era un pessimo. Non so perché Thresh ha ingaggiato uno. Thresh, why engage one? Cioè 4 vs C. Qua io non ho fatto un cazzo, ma perché. Cioè dovevo andarmene e basta, non potevo far nulla. Sono morto a caso e gliel'ho permesso di prendere inhibitor. Però, cioè, se sono presi inhibitor perché io sono morto così a rando. Beh, se Thresh avesse fatto quell'engage non sarebbe successo tutto questo. Ma io potevo dalla mia non morire a random così dalla ulti Fiddlesticks, eccetera. Dobbiamo comunque ora che inizio a gruppare e faccio qualche pick con la ulti Mazar. Basta mosca, basta. Ehi, preso noi, buono. Kate. Got TP. Go mid gate. Io ho il TP, quindi devo pusharla io questa wave, porco. Niente. Buono, brava Kate. Ora se fanno il Baron perché Kate è una ritardata. No, adesso si va via. Ma che cavolo deve fare? Non lo so. Vabbè. Oh, porco Dinci, mosca il cazzo, pure tu te ce metti. Ci sono fatti il Baron perché Kate, a parte che ingaggiano in 3v5, ma lasciamo perdere questo. Kate è venuta bot anziché andare con loro. E mo se fanno il bar. 1-8. Che bel team, ragazzi! Nice team, boys. We got this. Allora, voice staff 1300. Boh, proviamo a coda Fiddlesticks. Magari qualcuno con flash. Con flash engage. Adesso che Bard è bot, ne possiamo tentare un fight. Va bene. E abbiamo ritardato il coso.
parte ci abbiamo Evelyn che non serve un cazzo. Però perlomeno. Spell in one, buono. Corriamo via magari. Prima che uccida anche noi. Missato. Andiamo a difendere prima che ci si facciano il Nexus e i minion. Questo se l'è fatto praticamente. Quindi cerchiamo di fare cose utili. Abbiamo la vostra chiusa. Ho un po' più di Magic Pen. Allora, vediamo un po'. Siamo a livello 16. Fiddlesticks non ha la zona, quindi se lo ulto, se lo fermo, mi farà un po' di danni, ma più di tanto no. Non so se farmi l'Abyssal così in là nel game, quasi quasi. Quasi quasi. I merdini iniziano a fare un pochino di danno, comunque. Il blu lo deve prendere chi c'ha più AP, quindi lui. Mamma mia, sta mosca del cazzo! Minchia! Ok, guarda lo staghetto. Top, la lascio pushare. Perché ho paura che il mio DP non arriverebbe in tempo. Poi gli servo per il wave clear. Anche se abbiamo Viktor. Questi già hanno il Baron ancora. Appena in range per la ulti è arrivato, mannaggia. Buono comunque. Stava appena proprio in range per la ulti, dovevo iniziare a ultarlo prima. Comunque va bene, è andato bene sto fight. Possiamo continuare a pushare qualcosa. Lo scudo ogni 12 secondi ce l'ho ogni quanto, sì. Mannaggia. Va bene. F lì. Ma perché no? C'aveva qualcosa? La E qualcosa, no? Vabbè, comunque alla fine abbiamo preso una T2 per questo. Il problema è che sono morto. Abbiamo preso il flash liberi, il flash mio che a me va più che bene, sinceramente. Beh, dai, non è andata malissimo. Adesso non so se prendermi il Liandry. Per avere ancora più Magic Pen. Che loro non c'hanno tutti sti HP. Quindi boh, mi sembra un po' uno spreco. Oppure un Abyssal per non essere shottato. Ma mi sembra inutile. Una Zonia forse? Forse una Zonia? O forse un Ravadon. Un Ravadon su 310 HP. Forse potrei provare la pista in realtà. Anche perché me la CD. Intanto faccio questa che va bene sia per la pista che Zonia. Quindi va bene. Questo va bene. Uno l'abbiamo scelto. Pusho la bot lane. No, ci fa Caitlyn da sola. Anziché andarci io che mi posso fare qualsiasi persona di loro. In 1v1. No, ok. Grazie. Allora. Senna lì. Mi muovo subito. Non posso lasciare l'inhibitor. Ok, questo ha preso un po' di schiaffi, il che va bene. Tizia la QSS, fortunatamente. Quello ha la QSS, io non l'ho visto, e sono un coglione. Però perlomeno ha usato la QSS.
Non c'ha mana. Non lui. Questo dovrebbe morire, penso. L'importante è che abbiamo salvato Inhibitor. Questo è l'importante in questa situazione. Se muore Kedrin siamo nella merda. Ok, abbiamo salvato l'Inhibitor, che non è male. Io penso di farmi lo Zonia. Sì, mi farò lo Zonia. Allora, qui di meglio che potevo fare? Anzitutto potevo cercare di silenziare Ganon quando ho visto che ha provato a ingaggiare. E sarei potuto non morire. Non avrei dovuto ultare Ezreal, perché ha la quest. Adesso dovevo ultare Bard in questo caso. Paradossalmente era meglio ultare il support. Era ghiotta l'occasione di ultare la AD Carry, però quando ha la quest è come sprecarla la ulti. No, è sprecarla. Cerchiamo di cautare qualcuno con la mia ulti. Tizio c'ha il Lich Bane? Qualcosa? No, si sta facendo la zona. Get Void Staff Vic. Senza la Void Staff fa molti meno danni. Avete visto la Lissine che gli faceva pochissimi danni. Va bene. E noi ci abbiamo. Direi possiamo provare a farci il Baron in realtà. Il problema è che è rischioso con Kennen. Magari possiamo provare a cautare qualcuno facendo finta di fare il Baron. Forzare un fight al Baron. Tanto devono mandare qualcuno a clearare top. Silenziato, ma comunque tira le pizze sto tizio. Buono. Abbiamo ammazzato qualcun altro, che non è male. Sì, io mi farei l'inferno allora come ora. Top sta pushando. In realtà potremmo pushare anche in mid, però no, penso che Zeri alcuna ulti lo wave clear. Poi siamo. Cioè, io non sto, sono smezzato, quindi. Dinci. Niente, non possiamo farci il Drake. Sto senza mana, tizio. Ma ti puoi provare a fare il Drake da sola? Senza mana? Che cazzo c'è nella testa? Guarda. Vabbè. Le comiche. Pushiamo la wave. Io, ragazzi, ci sto provando. Ci sto provando davvero. Ma mi rendete le cose molto molto difficili. Toh pure questo. Toh, fortunatamente non l'ha ingaggiato. Che se no ci sarebbe morto. Comunque avrebbe dovuto sprecare qualche summoner. Iniziamo ad avere un po' d'AP. Volendo il Ravadan è una scelta percorribile. Una via percorribile. Intanto ci compriamo la pozza. Cerchiamo di fare un po' di macello. Il coso penso di poterlo contestare. Non sono sicuro in realtà, no, meglio non morire. Meglio non morire che rischiare, possiamo temporeggiare comunque. Vabbè, è sparita la mia E. Allora, possiamo cautare qualcuno in realtà, visto che quel tizio è top lane, che Kennen è top lane, anche se ha il TP. Se cautiamo Insta qualcuno muore. Ehi, mi piace. Temporeggiamo, temporeggiamo. Che cazzo ho fatto? Ma sono un coglione, mi ho preso il Morello al posto del Ra. Porco dinci, sono un coglione, io volevo prendere la Zonia. Cristo santo, che coglione! Ho miscliccato, che.
Porco dinci, ragazzi, sono un coglione. Vabbè, adesso appena posso lo sostituisco con la zona. Mica me ne sono accorto, io ero convinto di aver preso la zona. Porco dinci. C'ho due Morello che non servono un cazzo. No, 2900, il Morello mi dà 2030 indietro. Cristo santo, che schifo. Buttato nel cesso quanti gold? 900 gold. Mi servono altri 400 gold per poter fare qualcosa. Ehi. È andato vecchio loro, quindi non mi posso ingaggiare. Mi serve sta cazzo di zona, Cristo, 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 ma perché sono così deficiente? Perché si è dovuto far ingaggiare quel coglione? Va bene, buono. Uno per uno va bene. Muori, un altro morto, buono. Vabbè, è andata bene, dai. Più che altro hanno preso l'inhibitor. Andata recentemente, visto che si è fatta con la Caitlyn. Mannaggia, quel cazzo di Morello. Cristo santo. Tremendo. Tremendo il doppio Morello. Inizio a farmi il Ravalon e comunque c'ho un po' d'AP, quindi ci sta. L'Abyssal non penso di dovermelo fare. Ma sì, dai, andiamo di Rabadon. Namo di Rabadon, namo. Allora, vediamo un po' che possiamo fare. Ezreal è enorme, Kennen pure. Però se l'ultimo, come abbiamo fatto l'ultimo fight. Dai, facciamo qualcosa però, Cristo. Toh, c'è quello che sta camperato. Everyday. Oh, questo che è l'Elder già? Sì, c'è l'Elder. Inhibitor sarà giù per un bel po'. Oh, cosa è full build? C'ho già la voice staff, tizio. Quanto AP c'hai però? Non c'hai Rava, non c'hai HB, non farai un sacco di danni tu. Me lo faccio io il blu perché tra un po' spawna l'Elder e non c'ho tempo di venire qua il tizio. Almeno uno dei due avrà il cazzo di blu. Non mi ha tolto lo scudo, buono.
Il ladder io lascerei. Cioè, tanto se può temporeggiare con l'elder non è un problema. Il problema è se tutte queste wave ci arrivano sui denti. Quello è un problema. Quindi io direi che vado a pushare la top lane. Già ho depushato la mid lane. La T2 la lasciamo. T2 se lascia, non c'è senso vedere per quella T2. E adesso vediamo per la T3. Tanto ho messo in push la top lane. Depushiamo la mid e stiamo attenti di qua. Stiamo attenti per il Baron. Meh, 2005. Non lo so, vediamo se riesco a codare qualcuno qui. Che tipo passa qua, dice: ah, io non abbiamo il Baron tanto, siamo sicuri di noi. No, unlucky. Se Fiddler non riesce a ultare, hanno perso. C'ha la Zonia, c'ha l'Ego, non si sa che cazzo è. Ma va bene. Tra un po' spona inimitor nostro. Menchia. Il click alla lanterna. Che ha salvato il teamfight. Che ha salvato il game. Perché se Victor muore, raga, non ci abbiamo tanto da fare. Noi questo lo lasciamo. Se muori tu abbiamo perso il game. Quindi vai back, curati. Dai, dai, a speed, a speed, a speed, ecco. Lo ulto a questo. Ci ho provato, boys. Unlucky, ragazzi. Non è andato come doveva andare il game. Peccato. Vabbè, si vince e si perde. C'è poco da fare. 0 punti. Danni fatti, come siamo andati? 22.000, nemmeno tanti in realtà. Però l'abbiamo tenuto in piedi in post game. Il problema è Zeriel è troppo fiddato. Evelynn non ha fatto un cazzo durante le difese. Comunque, se meritavano più loro vincere. Perché comunque Ken è la top insieme a Alesin l'hanno vinta fondamentalmente. I gank hanno avuto successo. Io potevo roamare più durante le infese. Vabbè, sto che mi è andato così. Spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi, commentate, mettete papà e commentate con asgrabarabara. Lo metto alla fine stavolta, non in mezzo al video, incredibile, proprio colpo di scena. Asgrabarabara, scrivete. C'è Twitch, c'è Facebook in descrizione. E bella a tutti la game.